Se n'è andata anche la 24esima giornata di Serie A. Ormai ci avviciniamo a grandi passi ai due terzi di campionato. La notizia del giorno, della domenica, è senza dubbio la resurrezione del Milan. I rossoneri, dopo due sconfitte consecutive, quattro partite senza vittoria, considerando anche l'Europa League, si ritrovano e passano per 2-1 all'Olimpico contro la solita Roma di Paolo Fonseca, incapace di battere le grandi. Pessimo, come sempre, l'approccio alla partita da parte dei giallorossi, sempre sulle montagne russe, privi di personalità. Appena si alza il livello, la Roma va in crisi, adesso Zlatan Ibrahimovic può andare al Festival di Sanremo più sereno, nonostante le continue polemiche sulla sua presenza alla rassegna canora, un successo che consente al diavolo di tenere il passo dei cugini nerazzurre. L'Inter capolista vince ancora 3-0 al Genoa in quel di San Siro, battuta in shortezza una delle squadre del momento, quella rigenerata dal ritorno di Ballardini, ennesima conferma dell'ottimo momento interista. Ancora a segno lo straordinario trascinatore Lukaku. Prosegue l'ascesa dell'Atalanta, che evidentemente ha archiviato subito la sconfitta interna di Champions League contro il Real Madrid. I terribili ragazzi di Gasperini passano agevolmente per 2-0 in casa di un'involuta Sampdoria, che da qualche giornata appare deconcentrata, forse perché si crede già in salvo. Ritrovata la vittoria per il Napoli, per Gattuso una vera e propria boccata d'ossigeno dopo tante sconfitte e le limitazioni in Europa League ad opera del modesto Granata. I partenopei al Maradona si prendono per 2-0 il derby campano contro il Benevento di Pippo Inzaghi. Esonero dell'inadeguato di Francesco e l'arrivo del bravo Leonardo Semplici in panchina fa bene al Cagliari. Pesante in chiave salvezza il 2-0 con cui i sardi passano in casa del Crotone, fanalino di coda. Vittoria dell'Udinese contro la Fiorentina 1-0. In tutto questo il campionato torna ad essere condizionato dal Covid. Ricordiamo che è stata rinviata per troppi calciatori del Torino colpiti dal coronavirus. La sfida tra Granata e Sassuolo verrà recuperata il 17 marzo.